Allora, litorale di Ognina, Siracusa. Ancora una volta, purtroppo, la mia regione Sicilia dà prove di inciviltà. Stessa modalità, stesso posto dove anni fa sono intervenuta con la pattuglia dei carabinieri per un cane ucciso, annegato con le stesse modalità di questo annegamento terrificante. È un cagnolino, un cagnolone che pesa sui 20 kg, 25 kg. Legato per le zampe di dietro a un grosso masso da cui è stato sciolto. L'abbiamo tirato su io e il veterinario dell'ASP. Abbiamo già effettuato i rilievi. Il veterinario ha preso il lettore. Pare che il chip non corrisponda a un inizio di numero delle nostre zone. Ne sapremo di più e soprattutto ne sapremo di più, sì, sull'autore di questo, perché non è possibile che oggi, Ferragosto, che dalle 7 di mattina che c'è gente su questo litorale, nessuno abbia visto niente. Io ho già ricevuto delle informazioni, per il momento non posso darle. È ovvio che non si può andare avanti così, anche perché questo è il secondo cane nello stesso punto, ucciso alla stessa maniera, e gli animalisti di Siracusa non sono più intenzionati a raccoglierne un altro. Questo è tutto quello che posso dichiarare al momento. Vergogna a chi si è macchiato di una cattiveria del genere, e si auguri che la cosa finisca così. Ma io credo di no, questa volta penso proprio di no.